questa iniziativa molto interessante che si inaugura sabato. Sì. Allora, la mostra è stata inaugurata all'Auditorium di Washington ed è stata, diciamo, proposta dalla loro ambasciatore Terzi, oggi il ministro degli esteri. È stata inaugurata con un grande successo e consenso di pubblico, devo dire, a Washington DC, ed è stata poi chiesta dalla direzione dei musei civici, all'assessorato della direzione dei musei civici di Padova, dove è stata appunto inaugurata e aperta tra luglio e agosto. E poi ben volentieri abbiamo colto la richiesta di attivarci per portarla qui a Saronno, che è la nostra città. Noi abbiamo peraltro l'archivio cartaceo, quindi siamo stati ben contenti di collaborare. Le opere sono, diciamo, in parte quelle relative allo storyboard del film Bramma di vivere, storyboard che è stato giudicato dalla giornalista dell'ADN Kronos International, uno dei più belli storyboard della storia del cinema. E diciamo, anche se devo dire che non è completo lo storyboard, perché per ragioni di spazio abbiamo dovuto operare una selezione. Inoltre la professoressa Pontigia, che presenta la mostra, ha chiesto che fossero inserite delle opere ad olio non strettamente pertinenti al ciclo, e quindi la mostra in qualche modo è più varia, quindi ha una sua conformazione, una sua configurazione, una sua strutturazione del tutto particolare, in quanto racchiude e propone opere come quella che vedete appunto sul foglio del 1925 fino proprio agli ultimi anni, quindi è una mini antologica sostanzialmente. E poi la mostra è arricchita da una serie di ceramiche e sculture di un giovane artista, Claudio Cipriani. Il format è proprio quello che era Washington, quindi abbiamo voluto riproporlo. E anche in questo caso le opere sono quasi totalmente quelle esposte a Washington, con però qualche, diciamo, opera creata appositamente. Le opere sono ispirate ai lavori di Frangini e ai lavori di Vincent Minnelli, o Weinstein come si dice in America, e sono attenenti al tema del lavoro, della miniera, che sono appunto i temi di ambedue gli artisti, il lavoro della miniera, della sofferenza, del disagio esistenziale, della tragedia di chi vive parte della sua esistenza nelle viscere della terra. Faccio notare per inciso che Claudio Cipriani vive a Milano da tantissimi anni, si considera milanese, ma le sue origini sono tarantine, quindi ha vissuto la realtà vis-à-vis della realtà della siderurgia, degli effetti della produzione siderurgica, fenomeni che noi tutti abbiamo conosciuto in giorni recentissimi. Anche il tema della miniera. È il tema della miniera. Attualità. Esatto, è attualissimo, sì. Noi peraltro, proprio come associazione, siamo molto sensibili a questi temi, perché siamo stati scelti nel 2003 per rappresentare l'arte italiana European International, che si è svolta in Belgio, e nel 2006 abbiamo collaborato con il Ministero degli Esteri alla pubblicazione di un testo sul cinquantenario di Massenet, che peraltro è stato anche presentato da Anna Maria Castal di Rossi, che è vicino, e quindi diciamo che segue da anni la nostra attività. E inoltre la mostra si concluderà con un concerto organizzato dal direttore del Festival del Lago di Como, che diciamo abbiamo coinvolto, oppure meglio dire si è lasciato coinvolgere o si è autocoinvolto in questa iniziativa,
perché insomma ha messo a disposizione tutta la sua competenza e ha, diciamo, ci ha messo in contatto con questi giovanissimi ma assai valenti musicisti, il cui curriculum è ricchissimo, qui lo potrete leggere, e che appunto suoneranno in omaggio a Flangini il 24 settembre, sempre a Villa Gianetti, alle ore 21. Io credo di aver detto tutto, se poi ci fosse qualche domanda, ecco. Siamo molto grati alla questione degli strumenti ottici. Grazie. Sì. Me l'avevo messo qui, non ho fatto il nodo. Ecco, ci teniamo moltissimo a questo, ecco, lo facciamo anche a nome dell'organizzazione di Volontariato Flangini, che è scritta nei registri regionali, e abbiamo diciamo realizzato anche col contributo della Mendita di Saronno e dell'Ottica Bergamini un percorso per i ipovedenti, che diciamo è una disabilità che, diciamo, verso la quale siamo particolarmente sensibili, non che non si sia sensibile verso le altre disabilità, ma abbiamo organizzato altri percorsi di questo genere, anche ad esempio a Pavia, in anni anche abbastanza recenti. Devo dire per onestà che in questo caso il percorso non è completo, perché essendoci una moquette a terra non abbiamo potuto mettere le guide, però gli strumenti ottici sono di altissima qualità. Abbiamo fatto anche una recente sperimentazione sempre apparato Zuckerman a Padova, e sono degli strumenti eccezionali per consentire anche agli ipovedenti di godere della bellezza, dell'arte, della visione, insomma, delle mostre, o di partecipare ai laboratori didattici, che poi insomma è il problema che a noi sta particolarmente a cuore. Quindi sono qui stamane anche nelle vesti, diciamo, come portavoce appunto del gruppo che lavora a questo progetto, e che anche, si occuperà anche del materiale editoriale, perché voi sapete che anche il materiale editoriale necessita, insomma, di una scelta di certi caratteri e di una certa spaziatura, che insomma sono evidentemente diversi dalla... Vi ringrazio, ecco, se poteste segnalare questo, perché abbiamo avuto, diciamo così, l'apertura, la disponibilità da parte dell'assessorato, che per fortuna ci ha ricordato la cosa importante, direi proprio, insomma. Quindi ci terremo molto che fosse segnalata questa iniziativa. La mostra è presentata dalla professoressa Pontigia, che tra l'altro è il critico di riferimento dell'associazione Chiarismo, e che ha già, diciamo, presentato l'artista in altre occasioni, e quindi noi siamo ben lieti della sua presenza. Volevo solo aggiungere due parole. Sono contenta che una mostra di questo respiro, appunto, internazionale, visto che è partita da Washington, e insomma spero che abbia anche altre sedi per poter essere visitata, sia ospitata qua a Saronno. Saronno ha una grande tradizione di mostre di carattere anche importante, pittoriche, anche perché insomma i saronesi sono abituati, insomma, a certo livello, no? Abbiamo dei famosissimi dipinti al santuario, quindi insomma siamo da questo punto di vista fortunati, e quindi anche pur essendo vicino a Milano, per cui tante persone gravitano su Milano, però ci sono delle occasioni dove invece sono i milanesi che vengono a Saronno proprio per visitare alcune mostre particolari come questo connubio tra l'arte figurativa e l'arte cinematografica, che visto anche appunto il tema del film Brama di vivere, ispirato alla vita di Van Gogh, è particolarmente azzeccato, insomma, questo connubio. Ricordo, ecco, una cosa, che la mostra è anche in collaborazione, ha avuto una partecipazione della di un'associazione storica saronnese, Mitre, sì. Che appunto ha collaborato, insomma,
realizzazione della stessa, sì, e ricordo che il film invece Brama di Vivere ha fatto parte come proiezione conclusiva del ciclo, mi sembra conclusiva, sì, sì, proprio, sì, del ciclo del Cineforum, sì, anche questo, storica presenza, sì, salonese del Cineforum, sì, seguitissimo non solo dal, sì, salonese ma anche da tante persone del circondario. E appunto abbiamo voluto certo, che fosse proiettato, quindi i saronesi hanno avuto l'occasione, sì, di vedere il film in maggio, sì, e adesso, sì, a breve. Infatti l'Unitre ha anche informato tutti. Esatto, c'è stato anche proprio, sì, un percorso, come dire, sì, sì, presentazione sia del, sì, film. Un lavoro in collaborazione. In collaborazione, sì, questo cui, è molto... Di cui noi siamo molto grati, peraltro, perché insomma arte e cinema proprio è l'oggetto, esatto, del film, della mostra, quindi, ma diciamo che è partito prima ancora della mostra questa collaborazione, sì, 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 fra arte e cinema. No? E quindi credo che insomma la conclusione dopo aver fatto il percorso cinematografico, adesso di vedere, no, alcuni dei, sì, storyboard e anche, sì, insomma, tutto quello che sta attorno a questa mostra sia una conclusione. Poi vabbè, in più abbiamo l'omaggio musicale, diciamo che, sì, anche un'altra arte entra, fa parte di questa iniziativa, e quindi, sì, direi di sì, completo. Direi che insomma è un pluriartistico, esatto, come manifestazione. E quindi spero che abbia, sì, successo. Vabbè, avete tutto il materiale, comunque l'inaugurazione è questo sabato alle 5 con anche una presentazione dal punto di vista, così, della critica della, sì, professoressa, sì, Pontigia, che, sì, credo sia un appuntamento da nostra aperta fino al 24, infatti il 24 è il giorno della conclusione, e quindi, sì, la mostra, sì, si conclude probabilmente la domenica, perché è lunedì il concerto, sì, credo che domenica sia domenica, però lasceremo esposte alcune, ecco, sì, magari in modo tale, sì, che la sera magari il concerto, sì, sì. Volevo segnalare che diciamo lo storyboard è la registrazione, diciamo così, è un insieme di disegni realizzati dall'artista proprio sul set cinematografico del film, perché Frangini era là nel 1955 quando Luis Minelli, o anzi ripeto, realizzò il film per la parte realizzata, che è poi la parte più congrua, in Belgio. Il film è stato realizzato in Europa, alcune scene in Francia, ma la maggior parte sono state appunto riprese in Belgio. Frangini era là ed è stato il pittore, come si può dire, ufficiale, insomma, ha realizzato di getto questi disegni che a volte hanno proprio così il segno della fretta, ci cioè sono alcuni disegni con gli orari dei treni, ad esempio, a margine, con degli appunti. Un certo numero di questi disegni sono stati poi trasportati in opera d'olio anche nell'anno successivo. Il film è stato poi montato, in, se non ricordo male, negli Stati Uniti, e poi è uscito nel stato cinematografico nel 1956, però è stato, ripeto, realizzato negli ultimi mesi del 1955. Ecco perché voi troverete 1955 la datazione delle opere del 1955, mentre il film poi è stato proiettato nelle sale nel 1956. Quindi proprio delle opere che sono state realizzate di getto, alcune hanno, ripeto, alcune sono molto accurate, alcune segnano già una fase di passaggio verso l'opera d'olio, ma alcune sono proprio storyboard fatto come è consuetudine per l'autore dello storyboard, insomma, una prima impressione, una sequenza di immagini per dare in qualche modo anche al regista l'idea della scena. Ecco, ho detto, credo, tutto. Grazie. Grazie. Grazie davvero.